Carlotta Mantovan, A5 Ani dalla morte di Fabrizio Frizzi torna in TV anche per lui. Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, ricorda il marito prima del debutto a Ballando con le stelle. Carlotta Mantovan vive in Francia, immersa nella natura, lontano da tutto e tutti. C'era bisogno di silenzio, di un po', di pace, di ritrovare se stessa e dedicarsi senza distrazioni alla piccola Stella, la figlia nata dall'unione con Fabrizio Frizzi. Ma oggi la moglie del conduttor precocemente defunto, è pronta a tornare in television, per il bene della figlia e perché, lui farebbe il tifo per me. Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle. Lo scorso anno avevo conquistato il pubblico con una spumeggiante e unica esibizione, ballerina per una notte nel programma di danza più seguito della television. Quest'anno, a partire da sabato 21 ottobre, Carlotta Mantovan sarà ufficialmente e stabilmente telefoto permettendo tra i VIP concorrenti del Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Mi voglio divertire e voglio divertire il pubblico, mi impegnerò al massimo. Ha affermato la vedova di Fabrizio Frizzi in una sincera e toccante intervista al Corriere della Sera, sono scarsissima ma la volontà c'è. C'è tanto lavoro da fare, solo per prendere il senso del ritmo mi ci sono voluto due ore. Mi piace ballare ma al momento sono una scopa. Per fortuna, oltre al maestro Moreno Porciu, a impartir le lezioni di ballo ci sarà anche la figlia Stella. Lei è molto più ballerina di me. Ameto c'ha una predisposizione per lo spettacolo. È portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia. D'altronde, Mantovan ha trovato il coraggio di vivere questa nuova avventura e proprio grazie a Stella. A convincerla a tornare sullo schermo c'è stata la convinzione che, Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Ello Zampino e anche del tanto amato Fabrizio Frizzi, il conduttor gentiluomo c'è, sarebbe felice della mia partecipazione, ti farebbe al massimo. Fabrizio Frizzi, il ricordo della figlia Stella. Nel corso della toccante intervista, l'ex giornalista Sky si apre sul rapporto con la figlia Stella, oggi 14 anni, cui Mantovan si è dedicata anima e corpo in seguito alla morte del padre. Per forza bisogna cercare di andare avanti facendo le sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività. E senza mai smettere di ricordare papà, con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà, io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo, ma devo dire che lei si ricorda tutto. Ricorda anche i ruoli interpretati dal papà doppiator. Per il compleanno dei 10 anni, Stella e la mamma sono volate a Disneyland Paris, a incontrare Woody, il cowboy giocattolo di Toy Story C in Italia alla fosse di Fabrizio Frizzi. A casa conserviamo quei pupazzi, ma l'idea del viaggio era una promessa che ci eravamo fatti con Fabrizio.
Avremo voluto portarla per i suoi 5 anni, l'ho portata per i suoi 10. Ci siamo messe in coda per fare la foto con Woody e lui le ha fatto fare un giro di danza. Un momento indimenticabile, il modo più dolce per Richard il papà.